Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. Allora, oggi voglio fare una cosa un po' da nerd. Sapete che tanti di voi, cavolo, ma questo canale meriterebbe molte più visualizzazioni, più visibilità. Boh ragazzi, l'unica cosa che voi potete fare è quando vedete un mio video che vi piace, lasciare un like, commentate, perché poi è quello che fa salire l'interazione e che stimola a me a fare i contenuti. Condividetelo sui social. C'è Facebook, c'è Instagram. Se voi mi date una mano, per me diventa anche stimolante continuare a fare dei contenuti, al di là che poi vi piaccia farlo o meno. In questo video vi voglio dare degli spunti veramente interessanti e vi invito a provare sta roba perché secondo me ne vale la pena. Allora, io sono convinto che ognuno di noi abbia un qualcosa a cui risponde meglio. C'è chi risponde bene ad alte ripetizioni, c'è chi risponde bene a basse ripetizioni. Per esempio, un mio allievo molto forte, Dario, di cui ho caricato recentemente un video dove a 65 kg e mezzo, lui ha scritto 66, ma era 65 kg e mezzo, dopo aver fatto 4 singole con 73 kg, ha fatto 3 ripetizioni e mezza, quindi probabilmente da fresco abbiamo sulle 5 ripetizioni. Siamo perfettamente allineati con i miglioramenti che mi aspettavo da questo programma, che è una figata pazzesca, e probabilmente ci farò un video prossimamente. Lui per esempio, vi dicevo, quando va a carichi alti soffre tanto le alte ripetizioni. Alte ripetizioni vuol dire fare le triple all'85% o all'80%. Quindi per esempio con lui le spezzetto tutte. Tengo il volume costante, come per esempio fare una tripla all'87%, diventano 3 singole. Quello che mi interessa è che lui porti a casa il volume allenante. Questo è uno spunto che riguarda l'individualità. Oggi però vi voglio far riflettere su un'altra idea, ovvero l'idea di andare a sfruttare l'effetto che ho dato dal potenziamento neurale del carico alto per fare una buona quantità di lavoro a un carico leggermente più basso. Questa cosa è estremamente utile in tutte le persone che, come me, tendono a far fatica ad arrivare al carico allenante e a farsi del lavoro. Cioè, ci servono troppe serie per diventare bravi in quel carico lì. Ecco che quello che mi è tornato utile è andare a fare un lavoro con una serie a carico più alto. Qualcuno di voi potrebbe dirmi, vabbè, è un top 7, non ha inventato niente di nuovo. Ebbene, è qua che io ho trovato la mia modifica che mi aiuta molto, ovvero ho notato che nonostante il top 7, quando poi io vado a fare del lavoro a carico più basso, faccio un paio di serie, mi spengo. Già la seconda, terza serie che faccio, quindi top 7, serie a carico fisso, a carico più basso, già la seconda serie non è buona come la prima, ma c'è troppa differenza. E ho visto che alternare un carico top 7, una serie carico più basso, di nuovo un top 7, di nuovo una serie carico più basso, di nuovo il top 7, di nuovo la serie carico più basso, è quello che mi serve. E devo dirvi che sento una differenza palese. Ora, ma cos'è che lo fa funzionare? Il fatto di, uno, diminuire le ripetizioni del lavoro a percentuale più bassa che voi fate di serie in serie. Secondo, datevi un range di carico per il top 7, ok? Quindi adesso ve lo faccio vedere proprio nel pratico. Quindi immaginiamo che io voglia fare del lavoro, quindi me lo scrivo qua, io voglio fare del lavoro all'80%. Questa roba qua a me aiuta tantissimo nello stacco e nello squat, e per esempio anche nelle trazioni. È una roba che funziona dannatamente bene per quanto vi sentite meno pesante il carico addosso e vi trascina giù di meno. Quindi io voglio fare del lavoro all'80%, però il problema è che voglio andare a fare dopo aver fatto un top set. Quindi cosa faccio? Vado avanti a singole, quindi vado avanti una ripetizione alla volta finché non raggiungo un carico che sia compreso tra il 90 e il 92,5% del massimale. Ora, qualcuno potrebbe dirvi, ma il top set è una cosa giornaliera. Certo,
io metto comunque un range di carico, cioè voglio che sia almeno il 90%. Tu potrei dirgli anche una roba del genere, che potrebbe essere anche un 95%, senza nessun tipo di problema. Subito dopo, sfruttando il potenziamento che mi dà questo carico qua, vado a farmi 5 ripetizioni all'80% e saranno di una facilità allarmante. Ora ovviamente sarò un pochino stanco, però avendo fatto un top 7, essendo la prima serie, posso stare leggermente fuori soglia, quindi andare sulle 5 ripetizioni. Ma badate che uno potrebbe dire faccio anche 5-6 ripetizioni, non c'è assolutamente niente di male nel farlo. La serie dopo cosa faccio? Se vi ricordate quello che vi ho detto prima, io ho la tendenza dopo la prima serie a spegnermi un attimo, cioè anche tecnicamente non sono buona come questa, mentre tante altre persone tendono ad accendersi alla seconda serie con lo stesso carico. Quindi io faccio una cosa, vado a fare di nuovo una singola pesante, però vado un attimino a rivisitare questo range di carico. Quindi mi va bene anche stare semplicemente al 90%, va benissimo, ok? E vedrete che questa singola la sentirete abbastanza simile a questa, soprattutto se questa l'avete fatta più 95% rispetto al 90%. Poi cosa vado a fare? Torno indietro e vado a farmi 4 ripetizioni all'80%. Ok, questa serie la sentirete di una banalità incredibile. Serie successiva, vado di nuovo a farmi una serie a carico un pelo più alto. Attenzione, segue la stessa identica logica, quindi accetto che la singola possa essere tra l'87,5% e il 90%. Se ho ancora abbastanza fiato, perché effettivamente queste serie non mi hanno stancato troppo, vado a farla intorno al 90%, se no mi posso ottenere uno scarto del 2,5%. La serie dopo ci sono due opzioni. Se vi sentite ancora abbastanza freschi, potete decidere di fare un per 4, ok? Sempre all'80%, ok? E successivamente fare un per 3, sempre all'80%. L'alternativa è semplicemente quella di prendere, ve lo scrivo, scrivo qua, e fare due serie da 3 ripetizioni all'80%. Ora, che cosa ho ottenuto con una roba di questo tipo? Ho ottenuto intanto che tutte le serie dell'80% le ho percepite più semplici, e questa è una gran buona cosa, perché sentirle semplici, muoverle veloce, ma muoverle bene è la cosa principale. Tengo conto di due cose importanti. La prima, il fatto che io man mano mi stanco, quindi non posso pensare di replicare la singola pesante sempre allo stesso carico, ma devo magari tirare un pochino più indietro. E tengo conto anche del fatto che un po' alla volta anche il lavoro all'80% mi sta stancando. Quindi qua farò una serie leggermente spinta, qua ne farò una giusta, qua farò due serie, una giusta e uno un pelino tirando indietro, oppure posso fare due serie da 3 all'80. Quindi vediamo che cosa abbiamo ottenuto. Abbiamo ottenuto 6 ripetizioni all'80, 4 ripetizioni all'80, 4 ripetizioni all'80, 3 ripetizioni all'80, che a casa mia sono 10 più 7, e in totale sono la bellezza di 17 ripetizioni all'80%. Ok, qualcuno di voi potrebbe dirmi che sono, scusate, che sono poche 17 ripetizioni all'80%. Sì, tenete sempre a mente che avete fatto anche delle singole pesanti in mezzo. Ora, se vi sentite che potete fare di più, potete anche decidere di spostare questo volume verso l'alto, quindi magari potete decidere di fare 3x3 all'80%, oppure 2x4 e 1x3 all'80%. Quindi, se volete proprio essere ancora più flessibili da questo punto di vista, mettetevi un range. Quindi vi mettete un bel 10 RT all'80%, usate l'80%, e magari range 3-4 ripetizioni, semplice. Ok, allora in questo caso qua avete una certa flessibilità anche sull'ultima parte della seduta di allenamento, che è quella potenzialmente dove si fa un pochino più di fatica. Quindi ragazzi, spero di avervi dato un contenuto, oserei dire, diverso, ok? Di un qualcosa che aiuta tanto me, che può esservi di aiuto, ma può esservi di aiuto indipendentemente che voi abbiate una situazione simile alla mia, dopo che la prima serie a carico fisso, che è quello su cui voglio lavorare io, sento che mi spengo, ok? Provatelo e vi accorgerete che il volume che voi andate a sviluppare successivamente
non solo è estremamente semplice, ma è anche estremamente veloce. E cercare di essere veloci è fondamentale per lo sviluppo della forza nel lungo periodo. Ora, in generale, il consiglio che vi do io è quello di tenere sempre a mente delle singole che fate e sviluppare una quantità di lavoro media. Quindi non spingetevi troppo alto con questo volume qua, perché rischiate di sporcarlo eccessivamente. Se proprio volete farlo, state sempre sotto le 4 ripetizioni. Bene, ragazzi, detto questo, se vi è piaciuto, lasciatemi un like, lasciatemi un commento, condividete questo video, perché ovviamente fate crescere il canale e io sono la persona più contenta del mondo, perché sono stimolato, come vi dicevo, a produrre nuovi contenuti. Visitate il mio sito, dove potete trovare articoli gratuiti e le demo dei miei videocorsi. Seguitemi anche su Instagram, perché pubblico anche lì tante tips, magari sfruttando i risultati dei miei allievi, che possono essere sicuramente interessanti, questi tips per inserire nei vostri allenamenti. E noi, ragazzi miei, ci vediamo al prossimo video.